Sì, avverso, ma non in questa situazione, perché qui non è né tempo di polemica, né di politica, né di distinguo. Qui è tempo di superare tutto questo tipo di avversità, che comunque ci sono, ma per lavorare strettamente insieme, per fare in modo che questo ulteriore scempio su una zona già altamente vilipesa non accada. E quindi questo non è più chiaro, è una constatazione, e noi lavoreremo insieme, tutti insieme, in modo forte, efficace, per far sì che questo non avvenga. Ora abbiamo talmente imparato la lezione dal passato e sappiamo talmente tutti, anche perché ormai siamo molto svegli tutti, tranne me chiaramente, nell'utilizzo dei sistemi informatici, quindi abbiamo talmente, e li abbiamo sentiti qui così ben evidenti, note, dati, precisazioni, opzioni, verifiche, abbiamo centellinato tutto che potremmo progettare un termovalorizzatore modernissimo, che potremmo propriamente progettare. Noi non lo vogliamo progettare, ma il termovalorizzatore non sa da fare. La nostra sicurezza deve essere solo quello che abbiamo funzioni bene. A questo proposito noi chiediamo di istituire un gruppo di lavoro consigliare permanente, dove faccia parte anche l'amico Quati, questa è una proposta chiaramente, e dove si possa in modo manageriale vedere le cose e prendere delle iniziative efficaci ed efficienti. Dobbiamo capire con questo comitato il perché di questo termovalorizzatore, questo avviamento. Poi tutto quello che abbiamo detto che ci lascia perplessi, ma alla fine abbiamo chiaro che questo ampliamento di termovalorizzatore serve solo per rimpinguare le casse della FAI, che come azienda l'unico utile effettivo che ha è quello del termovalorizzatore. Qui io non voglio sviscerarvi i dati, perché come dicevo prima, voi siete bravi in Inter, però se partiamo dal comune di Trezzo, che su un bilancio di 11,5 milioni, 3 milioni circa sono presi dal termovalorizzatore, capite bene che le cose possono anche prendere un'iniziativa diversa. Abbiamo visto che la società di gestione del pianto ha prodotto nel 2007 utili netti per 7 milioni di euro. Di questi, per effetto delle quote di partecipazione, ne ha trasferito il gruppo FAL, di cui fa parte circa il 50%, importo trasferito paragonabile a circa la metà del risultato netto del gruppo FAI nello stesso periodo. Qui si tratta di un business top, da un top milione si triplica, e noi non permettiamo che il business venga fatto per questo nostro territorio vilipeso a spese della nostra salute, dei nostri figli, del nostro futuro. Chiunque di voi ha modo di viaggiare e prendere qualsiasi aereo che passa e gira qua sopra il prezzo, perché qui c'è la mia palla, vedi che questa zona, vorrei dire poco di una cosa che però non è bella perché ci sono tante signore, ma è diventata veramente la discarica della provincia di Milano e in più generale della Lombardia, peggio della Romagna, della Germania, no? Per insegnamento abitativo. Poi qui facciamo un'altra parentesi, perché dovremmo aprire un altro, quindi forse non saremmo tanto d'accordo. Ma comunque c'è sempre un principio a tutto, no? C'è sempre un principio a tutto, e quindi prevenire meglio che curare. Va bene che adesso parliamo magari del sesso degli angeli, però noi il sesso degli angeli vogliamo capire, gli diamo nome e cognome e combattiamo perché questa cosa non avvenga. Punto e stop. Allora, io rilancio l'idea del gruppo di lavoro. Poi permettetemi una battuta per rasserenare un po' gli animi, anche se non ce n'è bisogno. Poi noi sappiamo che abbiamo un'arma segreta, tutti noi sappiamo che abbiamo un'arma, una grande arma segreta, perché abbiamo quei grandissimi amici in verde che tempo fa si sono incatenati i cancelli, no, del termovalorizzatore per qualche metro cubo in più, che venivano qualche altra regione. Quindi penso che questa arma segreta si scatenerà, darà tutta la sua efficacia e farà trionfare questo atto di giustizia nel non vilipendere ulteriormente la nostra zona così tanto vilipesa. Grazie. Penso
dei sindaci, di verbale della commissione di controllo e analisi dello studio di impatto ambientale, parere negativo, progetto di potenziamento degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani speciali non preclusi di persona rappresentato dal primo SRL. Interverrei, se voglio d'accordo, la delibera con le indicazioni che mi pare vengono fuori dall'incontro di questa sera, per dire. Libera anche di costituire, non so se ho capito bene il significato, però fondamentalmente è facile capire, un gruppo di lavoro consigliare, quindi non esclusivamente della ispezione, che monitora la correzione della situazione. E io direi che per estrema semplicità, se non siete d'accordo, costruiamo la figura del sindaco, dell'assessore competente, quindi assessore urbanistica, e dei capigruppo dei tre diversi gruppi che eventualmente possono delegare, non fossero assenti. Vengono chiamati dal sindaco e